Rilanciamo questo complesso che, come vedete, è in totale stato di abbandono. Al momento anche l'ultima asta pubblica è andata deserta per un importo di 5,8 milioni di euro. Noi reputiamo che prendendo solo la zona della Colonia con le somme messe a disposizione dal Comune e dal Demanio sarebbe un'operazione molto interessante per portare fuori finalmente dall'impasse la nuova questura e la sua realizzazione. Poter sfruttare Villa Marina, che attualmente vedete voi, è addirittura stata transennata e ricoperta perché c'è l'ordinanza del sindaco per il brutto e quant'altro. Villa Marina, appunto, potrebbe accorpare la questura in un unico edificio, essere più funzionale per i cittadini e per i poliziotti. Uno su tutte perché è fuori dal centro storico, quindi libereremmo la piazza e riusciremo finalmente ad avere un'unica struttura e non, come si potrebbe prevedere, due strutture separate e quindi anche per noi un impiego diverso di vigilanza e di dispendio del personale. Dal momento della proposta io personalmente ho ricevuto anche molte attestazioni, molti messaggi che hanno supportato questa proposta, perché molti cittadini si trovano in difficoltà a raggiungere la questura che è in pieno centro storico, in zona ZTL. Io penso solo agli anziani che non hanno la possibilità di avere un permesso di disabili o comunque anche delle persone che possono accedere che non hanno la facoltà di parcheggiare. Qui avremmo parcheggi a volontà, avremmo la possibilità anche di essere un presidio sul mare dove d'estate abbiamo problemi lamentati dai bagnini, avremmo anche la possibilità di accogliere le persone in una maniera più decorosa e più utile e fruibile per tutti quanti. Basti pensare che noi abbiamo l'ufficio immigrazione in via Giusti e il fotosegnalamento in Piazza del Popolo. Qui avremo tutto quanto a portata di mano. Molti politici locali mi hanno contattato e hanno detto che sono d'accordo. L'unico messaggio negativo che ho avuto è stato dall'assessore Belloni, che ha commentato un post su Facebook che era stato rilanciato dicendo idea senza idee. Ecco, io sinceramente mi aspetterei dall'amministrazione comunale un confronto più costruttivo, non sui social e soprattutto una presa di posizione. Se i lavori devono iniziare, iniziassero a questo punto, perché da cronoprogramma i lavori dovevano terminare entro dicembre del 2021, stiamo a gennaio, ormai febbraio, non si vede traccia di nulla. E immagino anche il disagio delle attività commerciali che stanno sotto l'intendenza di finanza, che dovrebbero nuovamente, oltre alla pandemia, le chiusure e quant'altro, subire un'altra penalizzazione dai lavori che verrebbero fatti nella struttura. Questa è l'unica opportunità per capitalizzare i soldi che sono a disposizione e dare una risposta definitiva alla collettività e anche ai cittadini e soprattutto ai poliziotti e ai lavoratori.